Buonasera e benvenuti a Lux in Tenebris. Questa sera vi portiamo a visitare le miniere di Bescia nel comune di Chalain-Saint-Anselm. Quello che vedete alle mie spalle è uno dei numerosi ingressi di questa miniera, una delle più importanti della Val d'Ayas. Con noi questa sera c'è Giancarlo Cesti, conoscitore di queste miniere. Queste miniere che hanno una storia particolarissima. Sì, diciamo che sono delle miniere che intanto hanno una loro particolarità, che è quella di essere disperse lungo il versante del comune di Chalain. Proprio questa loro particolarità impone un pochino una descrizione singola dei vari cantieri. Cercheremo quindi di spiegare ai nostri ascoltatori questa complessità, chiarire un pochino qual è la struttura di queste miniere. Prima di parlare delle miniere di Bescia è opportuno fare una precisazione. Le rocce che formano questo versante appartengono a due gruppi diversi. Bene, le ofioliti, le cosiddette pietre verdi, che sono nella parte sud, e invece una zona rappresentata da gneiss, quindi rocce molto più dure, che invece si trovano nella parte nord, qui dove siamo adesso, quindi dove ci sono le cosiddette miniere di Bescia. Bene, la differenza fra queste due rocce ha portato a mineralizzazioni di tipo diverso, che nel tempo sono state sfruttate con obiettivi, con minerali diversi. Le pietre verdi ospitavano principalmente dei filoni che contenevano solfuri di ferro-rame, quindi per l'estrazione del rame. Invece gli gneiss avevano la cosiddetta pirite aurifera racchiusa nel quarzo, dalla quale si estraeva l'oro. La storia delle miniere di Chalain è abbastanza lunga e variegata. In effetti addirittura sono state fatte delle ipotesi da antichi studiosi del secolo scorso, Tibaldi, Vesco, eccetera, su un ipotetico sfruttamento delle miniere già da parte dei romani. In realtà fin adesso non si sono ancora trovate delle tracce in merito, quindi rimaniamo a livello di ipotesi. La storia invece che comincia a essere documentata, dove effettivamente ci sono dei segni che lasciano presumere lo sfruttamento in questo periodo, cominciano a partire dalla fine del 1500. In effetti, in una relazione di Duplisson che risale al XVIII secolo, si parla di una data incisa sulla roccia che risale al 1595. Sappiamo anche che delle maestranze tedesche e dei ricercatori, più che altro cavatori di origine tedesca, erano effettivamente venuti in Valle d'Aosta e avevano lavorato nell'ambito del contado di Chalain. Alle mie spalle si può vedere chiaramente ciò che rimane della polveriera, di una delle due polveriere che erano di servizio qui alle miniere di Bescia. È importante, diciamo, di questa struttura quell'argine laterale, che è una particolarità, diciamo, di questa polveriera che era stata realizzata dagli inglesi all'inizio del secolo scorso, che è ancora in buono stato e serviva principalmente a indirizzare l'eventuale esplosione, che chiaramente si spera che non sarebbe mai avvenuta, verso l'alto, in maniera tale appunto da preservare l'ambiente circostante dall'onda d'urto dell'esplosione. Senti Giancarlo, a questo punto entriamo. Nello specifico, che cosa vediamo qui? Ma dunque, questo è il Traverso Banco Bescia. Il Traverso Banco Bescia è forse la galleria più famosa del gruppo del Monsalais. Monsalais è quello che è il cocuzzolo praticamente entro il quale è stata scavata non solo la galleria di Traverso Banco, cioè un qualcosa che attraversa gli strati per raggiungere la zona mineralizzata, il filone.
Ma ci sono anche proprio tutti gli scavi di coltivazione, quindi i pozzi inclinati, tutte le discenderie, le rimonte, altre gallerie di assaggio per individuare altri filoni. Non dimentichiamo che ci sono 13 filoni paralleli in questa zona. Ci troviamo alla base degli scavi di coltivazione nel filone numero 3. Il filone numero 3 era forse il primo dei filoni che sono stati sfruttati nella zona del Monsalé. In questo filone c'erano delle colonne mineralizzate di pirite aurifera che erano particolarmente potenti e quindi hanno dato origine a degli scavi abbastanza importanti. Per esempio questo camerone in rimonta, praticamente una specie di pozzo inclinato, parte dalla sommità del Monsalé fino al livello di questa galleria, con un dislivello, supera un dislivello di circa 50 metri. Sotto alla galleria di direzione che abbiamo davanti si trovano due pozzi che sono scesi per circa una ventina di metri per cercare di esplorare il filone anche in profondità. Allo stato attuale sono dei pozzi ormai allagati e sono abbastanza pericolosi, quindi diciamo che la situazione va considerata con una certa attenzione. Ecco, è sconsigliabile l'esplorazione di queste gallerie di direzione. Giancarlo, ma qui cosa è successo? Ma dunque, qui si è verificato il crollo di una ripiena che era sostenuta da travi in legno senza manutenzione, automaticamente hanno un loro invecchiamento e quindi si è verificata la frana. Un importante periodo di sfruttamento delle miniere di Chaland è avvenuto durante il XVIII secolo. Prima ad opera di singoli coltivatori che, a dire il vero, non hanno avuto una grossa fortuna nello sfruttamento di questi filoni e a cui diciamo sono subentrati è subentrato diciamo l'esercizio demaniale delle miniere, quindi da parte dello Stato Sabaudo. Questi sfruttamenti sono stati organizzati in particolare seguiti dal famoso cavalier Nicolis di Robilan. Il problema è che la ricchezza di questi filoni era decisamente ridotta e quindi le spese che lo Stato Sabaudo ha dovuto sostenere per iniziare, anche solo iniziare, questi scavi, quindi lo sfruttamento dei filoni, sono state eccessive e la resa delle miniere è stata decisamente bassa. Di conseguenza, a parte alcuni filoni, per esempio il filone di Bouchet, che era riuscito a dare dell'oro nativo anche, ma sempre in quantità abbastanza limitata, queste spese sono state eccessive e lo Stato Sabaudo, dopo qualche decina d'anni di sfruttamento, ha abbandonato la coltivazione delle miniere. Qui siamo nella parte terminale del traverso Banco Bescia e, come si può vedere, la galleria è allagata. Questi sono dei fatti che avvengono facilmente nelle gallerie quando si verificano piccoli crolli oppure non viene fatta una corretta manutenzione, in quanto il deflusso dell'acqua, che normalmente viene calcolato dando una minima pendenza alla galleria verso l'esterno, non ha più ragione di essere, in quanto dei piccoli crolli, accumuli di materiale, eccetera, favoriscono il ristagno dell'acqua. Si può anche vedere un'altra cosa: dietro di me c'è una formazione di idrossidi di ferro, solitamente limonite, che in certi casi tende quasi a formare, quasi come nelle grotte carsiche, delle piccole stalattiti oppure dei veli che sono abbastanza caratteristici anche per il colore particolare che si assumono. Questo è un classico esempio di un filone di quarzo, di quelli, uno dei 13 paralleli del Monsalé. Si vede la sua potenza, quindi il suo spessore, e questo era l'avanzamento di una galleria. Vediamo anche i segni delle bariamina, quindi degli
gli esplosivi eccetera che hanno utilizzato. L'obiettivo di questi scavi erano questi filoni di quarzo, anzi, per essere più precisi, i minerali che erano contenuti all'interno del quarzo. Questa piccola galleria laterale del Traverso Banco Bescia ci dimostra che questo filone, che è stato assaggiato per pochi metri, era sterile, non aveva praticamente una quantità di minerale sufficiente e perciò è stato abbandonato. Invece i filoni ricchi sono stati coltivati con gli scavi che abbiamo visto prima. Con molta probabilità quello che abbiamo di fronte, questo scavo, è uno dei più antichi del Mont Salé. È uno scavo un po' particolare, non è l'unico, se ne trovano anche altri in questa zona, e sono le cosiddette trincee. Si tratta quindi di scavi che seguivano l'affioramento del filone in superficie e avveniva lo scavo del filone in profondità, questo fino chiaramente a quando era possibile ai minatori. In particolare questo scavo è indicato già come ancienne exploitation su una planimetria del 1900, la planimetria della società svizzera, che è il primo rilievo preciso che si ha delle miniere qua al Mont Salé. Probabilmente, a giudicare da certe tipologie della parete che si trovano sulla parete, è stato parzialmente effettuato con l'uso del fuoco. Di questo parleremo tra poco in occasione di altri scavi che troviamo a quota leggermente superiore. Qui possiamo vedere la potenza del filone che hanno sfruttato in questa trincea, un filone che è di una potenza intorno ai 40 centimetri e ha una superficie molto liscia. Questa è di solito un'indicazione dell'utilizzo del metodo di scavo con il fuoco. L'ultima fase di sfruttamento delle miniere risale al secolo scorso. L'inizio di questa fase appartiene a una società svizzera, la Société des Mines d'Or de Levanson, che aveva iniziato a sfruttare in una maniera più intensiva soprattutto le miniere qui a Bescia. Vicende varie hanno fatto succedere nel giro di pochi anni agli svizzeri sono succeduti gli inglesi. La famosa The Evelson Gold Mining Company Limited, che aveva sede a Londra. Gli inglesi sono quelli che hanno fatto la maggior parte dei lavori di sfruttamento dei 13 filoni che si trovano qui nella zona del Mont Salé, qui quella dove ci troviamo adesso. Gli inglesi hanno anche costruito, completando le opere che avevano già iniziato gli svizzeri, anche molte strutture esterne. I piazzali esterni che vediamo qui intorno a noi, questi muri a secco che sono stati realizzati, che dopo 100 anni sono ancora praticamente integri, quasi intatti, strutture di collegamento come questa scala, ad esempio, oltre ai vari baraccamenti, alle costruzioni che servivano per i minatori, delle strutture che rimangono ancora come testimonianze delle miniere di Bescia. Qui vediamo l'affioramento di alcuni filoni di quarzo del Mont Salé, degli gneiss. Ecco, vediamo la matrice, quindi la roccia, lo gneiss, e i filoni che si trovano al suo interno. Si può notare subito una cosa, intanto, che non c'è un filone unico molto potente, ma ci sono tante diramazioni. In molti filoni si verifica proprio questo fenomeno, uno sdoppiamento delle diramazioni laterali che non è detto che non siano ricche di minerale. Spesso e volentieri sono anche abbastanza cristallizzate, come si vede nella parte superiore della roccia.
Giancarlo, qua c'è un altro bel pozzo, eh? Ma dunque, qui abbiamo degli scavi, questa volta nel filone numero 5. Non dimentichiamo mai il parallelismo dei vari filoni qui nel Monsalè. Il filone quindi numero 5 è uno di quelli che è stato già scavato anticamente, uno dei primi, quindi già nel XVIII secolo è stato utilizzato. Queste gallerie hanno una particolarità, sono state scavate con l'uso del fuoco. La tecnica dell'uso del fuoco, in inglese viene chiamata fire setting, è una tecnica che è stata molto utilizzata ma già dalla preistoria. Ma non è che con l'avvento degli esplosivi e quindi dell'uso di polvere nera, inizio dinamite e così avanti negli anni successivi è stata abbandonata. Basti pensare che in certe cave di granito dell'India veniva usata ancora qualche decennio addietro. Come agisce il fuoco? Scalda la roccia, la scalda, la raffredda, oppure la scalda fino a certe temperature, dipende quello che il cavatore voleva fare, no? In questo modo cosa succede? Allora, intanto la roccia è formata da minerali diversi. Questi minerali diversi hanno dei coefficienti di dilatazione che sono diversi. Quindi nelle superfici di contatto fra un minerale e l'altro si creano delle superfici deboli, in poche parole, che sono quelle che si fratturano, si cominciano a formare microfratture. Dopo aver acceso questi fuochi, fisicamente il materiale come lo estraevano? C'era pochissimo materiale da estrarre, per una semplicissima ragione. Erano fratture, il combustibile era bruciato quasi tutto, quindi poca roba, pezzi di carbone che erano rimasti. Le scaglie di roccia che si erano staccate erano poca roba, perché l'avanzamento, ogni focolare che veniva fatto, no, avanzava di qualche centimetro. Ecco, quello che abbiamo di fronte è un bel esempio di un pozzetto di aereazione che serviva per fare uscire i fumi dei focolai che venivano accesi per avanzare con la galleria di direzione e favorire la loro evacuazione, quindi chiaramente permettere anche prima l'accesso alla galleria una volta che era terminata l'azione del fuoco. L'ultima fase di sfruttamento delle miniere è stata quella che praticamente è coincisa quasi con la Seconda Guerra Mondiale, il periodo appena precedente e appena posteriore, e diciamo che è opera del commendator Rivetti di Torino. Il commendator Rivetti ha sfruttato molte delle strutture che erano state realizzate dagli inglesi e ha continuato, diciamo, lo sfruttamento di alcuni filoni, recuperando anche il materiale, per esempio, che c'era nelle discariche. Bene, questa parentesi è stata l'ultima, perché le miniere sono state poi successivamente abbandonate per le ben note vicende diciamo economiche che hanno praticamente fatto chiudere tutte le miniere italiane. Ci sono voluti alcuni decenni, però adesso è di pochi anni fa la chiusura anche delle ultime miniere, degli zoccoli duri che rimanevano, per esempio, in Toscana e in Sardegna. Ci troviamo davanti all'imbocco del traverso banco numero 3. Traverso banco numero 3 è il terzo, quello più alto, di una serie di tre gallerie trasversali che erano state scavate con diverse funzioni, sia di esplorazione sia di estrazione del minerale, le cosiddette gallerie di carreggio. Bene, questo traverso banco è un traverso banco abbastanza lungo, perché a un certo punto taglia il filone numero 6, che è un filone particolarmente ricco, che è stato seguito con una galleria di direzione molto lunga, con vari pozzi, cantieri, eccetera. Siamo arrivati ancora nella parte iniziale del traverso banco 3 e vediamo sulla mia destra un pozzo di collegamento fra il traverso banco 3 e il traverso banco 2. Sono dei pozzi inclinati, sono inclinati 70 gradi, quindi ci avviciniamo quasi alla verticale, e servivano per prendere il minerale e farlo passare da un livello superiore a un livello inferiore. È logico che questi pozzi, una volta quando c'era la coltivazione attiva della miniera, erano protetti, avevano tutte delle loro strutture. Allo stato attuale sono aperti e rappresentano uno dei pericoli principali che sono anche stati causa di infortuni mortali in alcuni casi.
Giancarlo, ci siamo portati nel fondovalle, siamo ai piedi di questa struttura, direi anche importante. Questo canale a cosa serviva e dove portava l'acqua? Ma dunque, questo canale era una parte fondamentale della miniera, dell'ultimo periodo di sfruttamento, quindi del secolo scorso, non certo il XVIII secolo. Era il canale che portava l'acqua alla condotta forzata che scendeva alla centrale idroelettrica. Centrale idroelettrica che riusciva a produrre la corrente per far funzionare tutte le strutture esterne della miniera. Quindi non solo la struttura delle laverie e tutta la parte meccanica di trattamento del minerale, ma anche quella di perforazione, perché in effetti le perforatrici funzionavano aria compressa, e l'aria compressa bene o male arrivava da una produzione che necessitava di energia elettrica. Questa struttura è ancora, direi, in buono stato di conservazione, tranne un piccolo crollo a metà conseguente all'alluvione. Consta di una presa abbastanza complessa, una presa d'acqua lungo il torrente, e un canale in parte sospeso, ne vediamo gli archi alle nostre spalle, che in parte sospeso, in parte in galleria, portava appunto l'acqua nella zona immediatamente sottostante le laverie, lo stabilimento e la torretta, e da lì partiva la condotta forzata che scendeva fino alla centrale di Lila. Giancarlo, e questo alla fine è lo stabilimento della torretta. Sì, questa qui era la fase finale del viaggio del minerale prima del suo utilizzo, quindi la zona dove il minerale veniva frantumato, veniva trattato in maniera particolare con degli impianti di cianurazione e dove l'oro veniva estratto dalla pirite. Questi stabilimenti erano abbastanza importanti, trattavano anche il minerale che arrivava dalla miniera di Sciamusira venivano alimentati mediante l'energia che derivava dalla centrale idroelettrica e il canale di cui abbiamo parlato prima. L'averia, lo stabilimento della torretta, era collegato alle miniere Ibescia tramite una teleferica che portava il minerale a valle per appunto questo trattamento finale. Ed è dalla laveria della torretta che chiudiamo questa puntata di Lux in Tenebris. Grazie e arrivederci.